Buongiorno ragazzi, siamo ormai vicini a Pasqua e se fossimo stati a scuola in questo momento saremmo in chiesa per un momento di riflessione, di preghiera, ci saremmo scambiati gli auguri. Oggi siamo tutti costretti a cercare modi nuovi per esprimere anche le cose più semplici. Ecco il perché di questo video trasmesso contemporaneamente in tutte le classi, a tutti gli insegnanti anche. Anzi, se i vostri genitori sono qui con voi, chiamateli. Oppure fate vedere queste immagini più tardi. È il nostro augurio, è l'augurio della comunità. Così si chiude il film Jesus Christ Superstar. Un gruppo di giovani che ha voluto mettere in scena il Vangelo della Passione di Gesù. Sono arrivati sul set, allestito nel deserto del Negev, come per un raduno rock. In fondo volevano solo fare cinema, fiction. A volte la loro danza sfrenata è sembrata addirittura un gioco dissacrante. Eppure, alla fine, non riescono a staccare gli occhi da quella croce che rimane ferma al sole del tramonto. Non si può restare indifferenti di fronte alla croce di Gesù. Non aveva fatto nulla di male, non aveva meritato nessuna condanna. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel suo grido non ci è difficile oggi leggere tutte le nostre angosce, le nostre paure, le nostre domande. Perché? Ma il suo non è il grido di un disperato, è la preghiera di chi crede che anche in quell'abisso di dolore Dio resta il mio Dio, il Padre che non abbandona, che è vicino, il Dio a cui arriva il grido del povero. Gesù ha preso su di sé il nostro dolore, la nostra morte, per farci passare, ecco la Pasqua, dalla paura alla fiducia, dalla morte alla vita, dalla solitudine ad un futuro pieno di speranza. Le ombre si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Ha scritto Papa Francesco, Cristo vive, Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo. Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l'entusiasmo, la speranza e la generosità, davanti a te si presenta Gesù, come si presentò davanti al figlio morto della vedova, e con tutta la sua potenza di risorto
che il Signore ti esorta. Ragazzo, dico a te, alzati. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Cristo vive, alzati. Ecco, è il mio orgoglio, è il nostro orgoglio. Per te, per la tua famiglia, per il mondo, Padre Pavoni, nei momenti più difficili della sua vita, si metteva nelle mani di Dio con grande fiducia. Spero in te, Signore, non sarò mai turbato. Con lui, con la Vergine Maria, nostra cara madre, ricordando i malati, i medici, gli infermieri, chi in mille modi lavora per il bene di tutti, ora insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E con le parole di Papa Francesco invochiamo, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Salata verso il mare, il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero, come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Il sole scende già, resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforti ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non abbiate paura. E noi, insieme a Pietro, gettiamo in te ogni preoccupazione, perché tu hai cura di noi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, in questi giorni noi celebreremo come comunità il Triduo Pasquale nel chiuso della nostra casa, anzi proprio qui. Ma con noi ci sarete anche voi, ci sarai anche tu. Buona Pasqua! Ragazzi, buona Pasqua a tutti! Carissimi miei, buona Pasqua a tutti!